siamo chieste anche come, ad esempio io, donna bianca, di estrazione della classe media, posso permettermi, come tante altre possono permettersi o devono fare per riconoscere quelle che sono le differenze che intercorrono tra tutti i soggetti che stanno all'interno della lotta transfemminista, stanno all'interno delle nostre lotte, che hanno provenienze diverse, hanno storie diverse, hanno condizioni di vita profondamente differenti, vivono la repressione dello Stato in maniera profondamente differente. E per interrogarci di questo, per interrogarci rispetto a questo, ci sono appunto queste tre ospite che ci daranno una mano. Innanzitutto parliamo con Selam, attivista di Non Una di Meno, che, come probabilmente sapete, è stata Non Una di Meno Milano, è stata protagonista quest'anno di un'azione che ha fatto molto discutere. Infatti, ma poi sicuramente Selam lo spiegherà meglio, all'interno del corteo dell'8 marzo la statua di un giornalista che purtroppo viene ancora da parte del discorso mainstream osannato e riconosciuto come un punto di riferimento, appunto la statua di questo personaggio che è Intro Montanelli è stata attaccata, è stata svelata quelle che sono le responsabilità sue, ma che rappresentano le responsabilità dell'Italia intera, che rappresentano la rimozione da parte dell'Italia del nostro passato coloniale. E l'azione di Non Una di Meno Milano si inserisce all'interno di tutta quanto una serie di azioni che da Cape Town in Sudafrica sono partite a marzo 2015 per cercare di ridisegnare quelle che sono le topografie delle nostre città, ridisegnarle anche attaccando, anche mettendo in discussione la presenza stessa di alcuni alcuni monumenti all'interno delle nostre città, per non parlare dei nomi delle vie, appunto di tutta quella che è la topografia e la toponomastica delle strade che attraversiamo. E la prima domanda che vogliamo fare a Selam è da cosa è nata la necessità di attuare questa pratica e appunto qual è il significato profondo che questa porta con sé. Allora, intanto ciao a tutte e tutti e tutto, e soprattutto complimenti perché è stata una bellissima introduzione. Credo che siano stati toccati tanti dei ragionamenti che hanno portato anche noi a decidere di fare quell'azione. Mi sentite giusto? Sì, se non mi avreste già interrotta. Allora io faccio parte di Non Una di Meno, faccio parte del centro sociale Cantiere, sono un'attivista, ho deciso di intraprendere anche questo percorso perché appunto già di per sé Non Una di Meno si poneva, perlomeno non può definirsi ancora un movimento intersezionale, però ha avuto sicuramente tante suggestioni dalle afrofemministe che negli Stati Uniti hanno formulato questo tipo di pensiero e di approccio anche al tema di come unire le lotte, perché credo che questo sia un tema che interessa tutti coloro che in qualche modo vogliono intraprendere un discorso serio sulle diseguaglianze e sui diritti umani. Noi, come Non Una di Meno, per l'8 marzo, come in tantissime città italiane, avevamo deciso appunto di dichiarare lo sciopero, di aderire allo sciopero, di costruirlo, e nella sera, durante la camminata transfemminista che abbiamo organizzato, il corteo, insomma, invadere la città dei nostri contenuti. Diciamo che sono state due le proposte che abbiamo fatto. Il tentativo era quello di portare durante il percorso del corteo gli 8 punti, no? Di provare a sviscerare quegli 8 punti che il piano femminista che abbiamo scritto insieme portava e ha saputo elaborare meglio.
Per noi era fondamentale parlare di antirazzismo, non soltanto di migrazione, non soltanto dei fenomeni migratori più recenti, ma riuscire, insomma, a guardare anche al nostro passato, perché rivederlo ci aiuta a costruire altri mondi possibili, a immaginare un futuro in cui tutti e tutti possano essere inclusi. L'azione, diciamo, ci sono state due azioni, no, legate a questo. Uno, un intervento multilingue costruito a partire dalla lotta che fa il Comitato Abitanti di San Siro nel quartiere popolare, dove coesistono e coabitano sicuramente tantissime culture, e dove anche lì c'è bisogno di fare ovviamente un forte lavoro sul razzismo e sui pregiudizi che possono intercorrere, no, tra le persone. E abbiamo costruito quindi insieme a tantissime donne che costruiscono questa lotta in prima persona e che spesso e volentieri non vengono, insomma, non trovano lo spazio, no, per esprimere questo desiderio, questa forma di lotta. Abbiamo costruito con loro un intervento multilingue e abbiamo distribuito coperte oro, quelle coperte termiche che sono diventate il simbolo di questa. Della solidarietà e soprattutto del desiderio di restare umani. E poi un'azione che ha fatto scalpore, ma che noi non ci immaginavamo, immaginatevi, no? Quanti di noi hanno costruito azioni per i cortei, spesso e volentieri, no? Il risultato mediatico alcune volte è desiderato, altre volte ti coglie alla sprovvista. Questa azione fatta alla statua di Indro Montanelli, che è stata posta nel 2006, anche se già subito un anno dopo la morte di Indro Montanelli, cioè nel 2002, i giardini pubblici di Porta Venezia, come noi preferiamo chiamarli, senza cambiarne il nome, sono stati dedicati alla figura di Indro Montanelli. Indro Montanelli è un personaggio molto, molto, diciamo, noto ai più, è una persona che è stata identificata da molti come il padre del giornalismo italiano, ma che in qualche modo rappresenta sicuramente una cosa per noi molto importante. Rappresenta quella normalità, okay, a cui noi non vogliamo più dover aderire. Rappresenta un passato che non ha voglia di fare conti con se stesso, che non ha voglia di fare conti con una generazione meticcia che in questo momento è la Milano che noi conosciamo e che riconosciamo, e che in qualche modo ha subito un violento attacco nel momento in cui i giardini pubblici di Porta Venezia è un quartiere storico della città di Milano, è un quartiere che anche proprio in continuità con la storia coloniale che questo paese ha avuto e di cui non parla, è stato il quartiere dell'unione tra gli etiopi e gli eritrei. Insomma, e anche l'Italia, Milano. Io sono eritrea, sono di origine eritrea. Insomma, scusate se se vi faccio un piccolo intro, no, su quello che è anche la caratteristica che porta quella statua ad essere proprio nel luogo sbagliato, se non fosse che ovviamente è portatore anche di valori che non rispecchiano quello che noi vorremmo. In particolar modo, appunto, il quartiere di Porta Venezia, che è lì di fianco, è un quartiere molto particolare. Negli anni noi l'abbiamo osservato tantissimo. Oltre a essere il quartiere eritreo ed etiope, dove appunto si è stabilita lì la comunità che si è andata a insediare in Italia dalla fine degli anni 60 in poi, è anche un quartiere che, diciamo, è stata, diciamo, la casa della comunità LGBT qua a Milano. Questa cosa è molto importante perché è un connubio particolare. È un quartiere centrale della città, fortemente migrante, è un quartiere in cui appunto ci sono tantissimi locali transfemministi che anzi ci hanno aiutato anche nella costruzione dello sciopero, ed è stato anche il quartiere dove appunto abbiamo voluto iniziare tutta la parte della mattinata dell'8 marzo, con vari tavoli di lavoro.
Questo per dirvi che è un quartiere che è stato, io lo definisco così, è stato violentato. Nel momento in cui è stato deciso di mettere lì la statua di Indro Montanelli, lì si è imposta una storia diversa da quella che conosciamo noi rispetto al colonialismo e al fascismo. Lì si è voluto imporre una voglia di tagliare fuori quella parte di città, quella parte di storia che è stata costruita qui a partire dagli anni 70, di incontro tra l'Italia e, se vogliamo, migranti, vabbè, usiamo dei termini un po' obsoleti, che sono arrivati di prima generazione e i loro figli e le loro figlie, che sicuramente in Indro Montanelli vedono qualcosa che non ci rappresenta e che non può rappresentarci. Una cosa molto importante, oltretutto, rispetto a questa azione è stata la risposta mediatica. Appunto, vi dicevo, noi non ci aspettavamo un tale clamore, non ci aspettavamo che quella fosse l'unica notizia che Repubblica avrebbe riportato dopo il corteo. Il corteo finisce, la macchina comunicativa di Non Una di Meno, insomma, parte. Quello che noi notiamo è uno dei principali giornali italiani che comunica che siamo delle vandale, che abbiamo distrutto una statua, distrutta poi per modo di dire, nel senso abbiamo usato una vernice lavabile, perché per l'appunto il nostro intento era quella proprio di ridefinire quella storia e di colorarla. Scusate. Perché nel frattempo sto andando a salutare Abubakar che è qua a Milano. Sono in mezzo a una strada. Comunque, in realtà, quello che a noi è interessato fare in quel momento, noi siamo stati in grado, e ringrazio in qualche modo Non Una di Meno, che in questo momento davvero non ha lasciato nessuna sola, nessuna indietro, e ha battagliato perché Repubblica, prima di tutto, cambiasse il titolo e soprattutto per sbugiardare quella che era riportare un'informazione assolutamente parziale, tra l'altro accusandoci in maniera indiscriminata, senza voler assolutamente approfondire il tema. Nei giorni successivi sono state tante le persone che hanno preso parola, Mentana, Telese, Travaglio, insomma, che si sentono in qualche modo colpiti da quello che è un attacco fatto a una parte di storia in cui però si rivedono loro, evidentemente, e non probabilmente le giovani generazioni che erano in piazza con noi l'8 marzo e che sono però portatrici anche di una storia diversa e con cui bisogna imparare a fare i conti. Ecco. Una cosa invece che volevo dire rispetto a Indro Montanelli è che appunto lui, che è stato sicuramente un giornalista molto in vista in Italia, è stato anche un giovane fascista. E noi questa cosa l'abbiamo voluta ribadire, perché non è una cosa che ha mai nascosto, è una cosa che anzi dichiarava quasi con orgoglio di essere stato un giovane conquistatore che ha in maniera volontaria aderito alla campagna d'Africa, una campagna sull'Africa orientale che ha coinvolto diverse popolazioni che non erano rinchiudibili diciamo, dei confini nazionali, che spesso e volentieri anzi hanno portato enormi problemi nella storia recente, nel senso che se l'Etiopia e l'Eritrea non fossero state trattate come due nazioni, probabilmente non ci sarebbero stati i problemi che ci sono stati successivamente rispetto a guerre, a conflitti interrazziali che sono davvero stati maturati col tempo perché erano inesistenti prima di allora. Ora, per ritornare a quello che è stato Indro Montanelli, era un pedofilo, ha agito come tale, grazie al cielo, prima di noi, altre donne gli hanno ricordato che non esiste alcun tipo di differenza biologica tra una ragazzina di 12 anni nata e cresciuta in Africa, una bambina di 12 anni nata e cresciuta in Italia, e che quindi se siamo tutti d'accordo su questo elemento scientifico, non ci può essere nient'altro che un'accusa chiara nei confronti di quella che è stata un'azione di stupro, di violenza e di sopraffazione, di dominio. Quello che appunto è poi uscito è stato un tentativo di non rivedere la storia perché i morti non si toccano. Invece è proprio da quella storia che bisogna partire
partire, perché poi quella storia descrive le nostre città, continua a commettere violenze e non andare a rivederla e non andare a ridefinirla ci impedisce di guardare e costruire un futuro insieme, un futuro che sia fatto veramente da tutte le facce, tutti i volti e tutte le voci che compongono questa città e che non possono continuare a essere solo delle voci sommesse che producono lavoro, cioè che producono ricchezza e che però non vengono ascoltate né calcolate. Io l'ultima cosa, perché non voglio prendere troppo tempo, è ricordare che appunto le afrofemministe negli Stati Uniti ci hanno sicuramente aperto una modalità di guardare anche a come le nostre città si raccontano, che ci ha aiutato a capire l'importanza di ridefinire e rinominare le strade delle nostre città. Penso anche a coloro che insomma non colgono come questa cosa sia veramente una lotta antifascista, nei termini per cui a Charlottesville negli Stati Uniti, quando appunto l'alt-right ha deciso di unirsi e radunarsi in una città degli Stati Uniti che noi si è in qualche modo dovuta imbattere contro un corteo antifascista sicuramente determinato, era proprio perché veniva chiesta la rimozione di una statua di uno schiavista, elogiato e ricordato come un grande condottiero, non era null'altro che una persona che appunto, sicuramente in un periodo storico in cui gli schiavisti non erano pochi e la schiavitù era accettata e anzi tutelata, però ecco cosa rappresentano e che cosa può significare questo per un giovane nero o una giovane nera all'interno di una società razzista, accettare la presenza di queste statue, e questa è la domanda che ci dovremmo porre. E oltretutto mi viene da dire che appunto non si può neanche dipingere l'Italia come tutta fascista in quel periodo e tutta composta da uomini stupratori. Non era così, anche nelle terre colonizzate non è stato così, e questa cosa di impersonificare di voler definire che in quel periodo non c'era scelta è una menzogna. C'era scelta, c'è chi ha scelto da che parte stare anche allora, ed è proprio a questa possibilità di scegliere che dobbiamo guardare. Poi questo ci ha aiutato, noi sul sito del Cantiere abbiamo scritto anche un testo appunto per rispondere un po' velatamente a coloro che volevano definire la nostra normalità e che quindi ci volevano in silenzio. E soprattutto appunto questo ci ha aiutato anche nella costruzione della Milano Refug, cioè della Milano transfemminista, che poi ha affrontato Salvini, Marine Le Pen e tutti gli altri schifosi razzisti giunti qua per chiudere la campagna elettorale alle europee, permettendoci di fare un grandissimo corteo, una sfilata bellissima di tantissime persone giovani, straniere, donne, insomma tutte quelle soggettività che in questo momento sono sotto attacco. E quella marea Orefux, insomma, l'abbiamo potuta rivedere conscia anche di questo portato, e questo è stato bello. Inoltre è stato anche un modo per insomma far parlare voci che spesso e volentieri vengono silenziate attraverso i canali di Non Una di Meno nei giorni successivi, per poter rispondere a quegli attacchi, a quelle accuse che insomma banalizzavano il nostro discorso, ecco. Non abbiamo voluto rispondere direttamente a persone che, come Mentana e Telese e Travaglio, hanno tutti gli strumenti culturali per capire molto bene il discorso che abbiamo fatto, e quindi non siamo qua per spiegare a loro o per spiegare ad altre persone che appunto hanno una cultura tale da poterla applicare alla lettura anche di libri probabilmente che non hanno e non si sognano neanche di leggere. A loro consiglio di leggere Bell Hooks, consiglio di leggere Angela Davis e consiglio di leggere i testi di Non Una di Meno se vogliono intraprendere un discorso di dialogo con noi. Noi le persone verso cui invece ci dobbiamo sforzare di parlare sono altre, e quindi insomma ci tenevamo anche a condividere, abbiamo condiviso anche nell'Assemblea Nazionale ma anche con voi quello che è stato un passaggio, forse per diventare intersezionali
c'è bisogno di questo, c'è bisogno di dimostrare che siamo in grado di abbandonare i nostri privilegi in primis, invece di chiedere ad altri che già sono soggetti a un'invisibilizzazione, a enormi difficoltà per quanto riguarda i documenti e la possibilità di avere una vita degna, di farsi avanti.